Tra pochissimi istanti, il glitch apparso qualche giorno fa sul sito ufficiale Pokémon avrà finalmente un'identità. Sono le 14:45 di mercoledì 18 settembre e tra 10 minuti The Pokémon Company dovrebbe rilasciare un nuovo trailer con tantissime nuove informazioni sui giochi di ottava generazione Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Voi come sempre supportate questi video reaction con tantissimi pollicinelli in su. Ovviamente ci faremo anche una breve analisi qualora ce ne fosse bisogno. Vi ricordo che qua sotto in descrizione potete preordinare Pokémon Spada e Pokémon Scudo con un piccolissimo sconto. Trovate anche la Nintendo Switch Lite e anche la Limited Edition Gold, bellissima. E detto questo, prendiamo le nostre cuffie, aggiorniamo la pagina e attendiamo questo trailer. Oh sì, non vedo l'ora. Spero sia qualcosa di veramente corposo. Allora, sono le 3:01 e ancora non c'è nulla. Sinceramente non so cosa aspettarmi, io continuo a aggiornare la pagina. Ok, è apparso un trailer di circa 20 secondi, sinceramente mi aspettavo qualcosa di più, ma attenzione, scopri Sirfetch'd in Pokémon Spada. Non mi dite ragazzi che hanno annunciato la forma regionale di Farfetch'd, ottenibile solo in Spada? Beh, devo dire che effettivamente, stando al glitch, era palesemente Farfetch'd. Però, andiamoci a vedere questo trailer. 3, 2, 1... Go! Vediamo. Ok, Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Tanti Pokémon regionali, ok, di Galar. Ed eccolo qui il papero! Tipo lotta! Cuor deciso! Ma che bello! Guardate che sguardo che ha! Ma è un cavaliere! Ragazzi, sono rimasto a bocca aperta, cioè non ci posso credere! Ho visto tantissime fan art uguali! Spiccicate! No, vabbè! Ok, sinceramente mi aspettavo qualcosa di più, questo devo ammetterlo. Se hanno annunciato un Pokémon per Spada, e che fai? Lasci quelli di Scudo a bocca aperta? Vi ricordo che il 15 novembre vi voglio tutti puntuali qui sul mio canale con il Let's Play di Pokémon Spada. Faremo una guida al 100% per scoprire questa nuovissima regione. E dato che questo papero è veramente figo, sono contento di aver scelto Spada. Voi cosa ne pensate? Commentatemi qui sotto perché sono veramente super curioso. Voglio sapere la vostra a riguardo. Voglio andare sul sito ufficiale Pokémon per vedere se hanno rilasciato qualche informazione a riguardo. E più tardi voglio fare anche una piccola reazione del web. Ovviamente la registrerò tra 2-3 ore, così che la monto nel video che uscirà questa sera alle 19:30. Allora, eccolo qui, Sirfetch'd, l'evoluzione di Farfetch'd apparsa per la prima volta nella regione di Galar. È tutto scritto qui. Pokémon Salvanatra, tipo lotta, abilità, cuor deciso. Andiamo un po' a vedere questo Farfetch'd come si è evoluto in questa forma Galar. Farfetch'd ha una mossa esclusiva di nome Svolgora Salto. È una mossa introdotta per la prima volta in questi giochi e solo Sirfetch'd può impararla. Il Pokémon punta il suo gambo verso l'avversario e si dirige contro di lui a gran velocità. È una mossa dalla potenza devastante. Sembra però che richieda a Sirfetch'd uno sforzo davvero immenso. Subito dopo averla usata, infatti, il Pokémon sarà costretto a saltare il turno, un po' come il Ferraggio. Il loro insostituibile gambo è sopravvissuto a innumerevoli lotte. Quando scende in campo, Sirfetch'd usa il suo gambo affilato come una lancia e le foglie più spesse a mo' di scudo. Ha grande cura del suo gambo, più di qualsiasi altra cosa, e lo tiene con sé per molti, molti anni. Quando quest'ultima appassisce, i Sirfetch'd abbandonano la lotta. Per sempre! Devo dire che questo Sirfetch'd è proprio un nobile cavaliere, con lealtà e giustizia. I Farfetch'd della regione di Galar possono evolversi in Sirfetch'd dopo aver affrontato tantissime lotte. Si distinguono talmente tanto per la loro nobiltà nella lotta ad essere spesso scelti come soggetti di dipinti. Tra questi ce n'è uno in particolare, famosissimo a Galar, che rappresenta un duello tra un Escavalier e un Sirfetch'd. E non vedo l'ora di vedere questo quadro. Non mi sto inventando nulla, eh. Sono tutte informazioni che potete trovare sul sito ufficiale Pokémon. Io su questo Pokémon non ho altro da dirvi, se non ci vediamo tra qualche istante, farò passare qualche ora così che riesco a fare la reazione del web a questo Pokémon. Ok, sono passate circa 2 orette, ho raccolto un po' di messaggi, un po' di commenti, insomma, voglio vedere un po' il web come ha reagito a questo Pokémon. È passato troppo poco, dovrei far aspettare almeno un giorno per raccogliere più commenti, ma vediamo un po' come si è scatenato. Sirfetch'd è meraviglioso, in squadra avrò una papera sparapesci e una papera che picchia con un porro. Bene così, in effetti dopo l'ultimo annuncio
qui abbiamo un po' troppe papere, eh? TommySan02, credo che passerò ore a cercare di farlo giocare con la piuma, solo per vedere quanto si arrabbia. Infatti nel trailer abbiamo potuto vedere il Sirfetch'd che giocava con la piuma nel poke campeggio, ma non era poi così tanto felice, vero? Credo che lo farò anch'io, Tommy. Ma la cosa più importante è: perché mai una semplice evoluzione di Farfetch ha avuto tutta questa cosa del glitch che manco i Pokémon misteriosi? In effetti è la prima volta che The Pokémon Company si comporta in questo modo. Addirittura manomettere il sito con tutto questo giochino per un Farfetch. Io pensavo che si trattasse del Pokémon misterioso della regione, come per esempio è stato Mew, Celebi, Jereshi e tanti altri. In questo caso no. Evoluzione di Farfetch. E vabbè, lascia un mi piace se anche tu ti ricordi che nel primissimo album a figurine dei Pokémon, Farfetch era raffigurato come evoluzione pre di Doduo. Chi ha già preordinato Pokémon Scudo si starà già impiccando, molto probabilmente. Sì, lo credo anch'io. Dai, è troppo bello. Mike, vi impegnate a farli brutti. Questo è brutto. Ma è bellissimo, Mike! È veramente una figata! Potete dire tutto quello che volete sugli altri Pokémon, ma Sirfetch è una gran figata. No, è bello ragazzi, dai, è originale. E poi ovviamente si sono scatenati con i meme. Su, dai, vieni qui. Sì, più vicino. Bitch. Guardate che espressione fiera. Ma quanto è fiero, ci credo che questo Pokémon deve essere per forza soggetto di ritratti. Dai, è palesemente il nuovo Dorian Gray dei Pokémon. E poi ovviamente... wow, con 695 like. E beh, non ha tutti i torti, però è bello, è bello. Lo chiameremo il signor Porro, ok? E poi ragazzi, io aspetterò in queste ore di leggere tanti e tanti altri dei vostri commenti riguardo a questo Sirfetch. Beh, che ne dite? Commentatemi qui sotto che voglio leggere anche i vostri commenti. Non ho trovato altro, o meglio, ho trovato qualcosina, ma nulla di così eccitante e simpatico. Io spero che questa breve reaction analisi vi sia piaciuta. Questo è un video extra che oggi nemmeno era in programma, ma vi ho fatto un piccolo regalo. Noi ci vediamo domani con un super spacchettamento fortunatissimo e ci vediamo il 15 novembre con il Let's Play a Pokémon Spada. Io vi aspetto perché sarà una grande, grandissima avventura che vivremo insieme. Voglio che lo giocherete insieme a me, ok allenatori? Link per preordinare Pokémon Spada e Pokémon Scudo qua sotto in descrizione e ci vediamo al prossimo video. Ciao allenatori!